Ciao a tutti, amici del Laboratorio Artistico, io sono Carla. Oggi voglio chiacchierare un po' con voi perché ultimamente ho postato tanti tutorial e mi arrivano da voi dei commenti, delle domande, allora volevo un attimino fare una chiacchierata. Il tema di oggi, io ho qui un bel malloppo di cose, sono i manuali di disegno, di tecniche, di lavoretti, servono o non servono? Allora, io ne ho tanti, ne ho parecchi e magari ve ne faccio vedere qualcuno. Sì e no, allora nel senso che i manuali per imparare a disegnare il classico, come fare i ritratti, come disegnare il corpo umano, come disegnare quella parte destra del cervello e quant'altro, sono dei bellissimi manuali, tanti, soprattutto quelli illustrati, sono anche ottimi per prendere spunto, ma secondo me andrebbero acquistati dopo aver fatto un corso, anche breve, perché comunque l'ideale è disegnare insieme a un professionista, un artista, un illustratore, insomma, una persona che sappia cosa sta facendo e che vi faccia vedere, perché è molto difficile imparare da una cosa stampata. La cosa stampata è estremamente utile per trovare nuove idee, nuovi spunti, migliorare quando abbiamo già un minimo di base. Stessa cosa per i tutorial, i tutorial video, quindi quelli che faccio io e anche tantissimi altri che potete trovare su tanti canali YouTube e pagine Facebook. O anche magari delle schede di disegno che si trovano su Pinterest, sono molto carine, molto utili, però diciamo che imparare a disegnare effettivamente soltanto guardando quelli è molto difficile. Io vi faccio vedere alcuni dei manuali che ho io ne ho una montagna perché li utilizzo per far vedere le cose nei miei corsi, per dare degli spunti in più, perché a volte io chiacchiero, faccio vedere delle cose a mano, io che faccio io, faccio provare alle persone, però è anche utile guardare insieme questo genere di cosa qua, perché sono mani diverse, sono persone diverse che fanno la stessa cosa, magari in maniera un po' diversa dalla mia, perché l'arte è comunque diversa dalla matematica in cui 2 più 2 fa sempre 4. Noi possiamo ottenere lo stesso risultato con modi diversi, quindi per questo è utile poi dare un'occhiata anche ai manuali, ma io vi consiglio, ci sono tantissimi corsi in giro, se volete venire da me a Manta potete venire, io sono in provincia di Cuneo, vicino a Saluzzo, se però siete in un'altra zona sicuramente ci saranno degli artisti, degli illustratori, dei professionisti bravissimi, potete iscrivervi a un corso e sicuramente avrete tanti spunti, tante idee da vedere, da provare insieme a una persona che lo sa già fare. Allora, vi faccio vedere più che i manuali in sé, vi faccio vedere alcune case editrici che secondo me fanno delle cose fantastiche, tipo la Icon che fa questa serie di manuali, questo è piuttosto vecchio, però questa serie di manuali qua sono molto belli. Vi faccio vedere velocemente cosa c'è dentro. Ecco, come vedete, questo parla del corpo umano in movimento e tratta dell'anatomia in modo abbastanza specifico e difficilotto. Io l'ho acquistato, l'ho usato parecchio, dopo aver già fatto comunque un anno di Ed, per cui vi dico, vedete che qui l'approccio è abbastanza impegnativo. Poi, sempre della Icon, io per esempio ho anche questo, acquarello professionale. Anche qui, già solo la copertina vi fa vedere che ci sono passaggi ben spiegati e ben documentati. Rimane sempre il fatto che se voi non avete mai preso in mano un pennello, ripeto, è davvero difficile. Altra cosa per i materiali. L'acquisto dei materiali è qualcosa, secondo me, sul quale dovete farmi un attimino consigliare, perché se no, non per altro, ma rischiate di spendere tantissimi soldi e non avere poi, forse quello che è adatto a voi. Un altro editore che secondo me fa delle cose meravigliose è il Castello, che fa questi volumi qua. Con tantissime tecniche, io adesso combinazione ho preso 2,
di acquerello ci sono sui pastelli, sugli acrilici, insomma, quello che volete voi. Hanno tutti i passaggi, ok? Quindi potete tranquillamente avere spiegato, diciamo, passo passo quello che si va a fare per dipingere, ma anche lì, se non l'avete mai provato insieme a una persona, difficile che si capisca come funziona anche solo dare una pennellata. Poi vi faccio vedere un altro paio di cose. Allora, vi ho fatto vedere quelli per adulti. Questo è carino. Questo, vabbè, è l'edizione americana. È uscito, se non sbaglio, anche in Italia. Qui ci sono tanti spunti. Ecco, questo, per esempio, secondo me ce la potete fare anche solo col manuale, detto sinceramente, lo Zentangle. È carino, ci sono tanti spunti, potete guardarli, copiarli. Il manuale è questo, questo è il numero 3, ce ne sono non lo so quanti, comunque hanno un po' di spunti, un po' di cose interessanti. Io ne ho due e voilà. Poi ci sono anche dei manuali per i bimbi. Ci sono dei manuali per i bimbi, ci saranno, e ve lo anticipo, e poi vabbè, chi rimarrà in contatto se vi interessa, mi raccomando, non perdiamoci, perché sul mio sito, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube uscirà anche il progetto nuovo di arte e immagine per i bambini rivolto agli insegnanti da primaria e anche ai genitori che vogliono disegnare, dipingere, fare arte con i bambini, quindi non comprate questo, ma state in contatto eventualmente. Beh, ovviamente sto scherzando, però ci saranno appunto tante cose in PDF video che potete poi seguire passo passo. Eccoli qua. Vedete, questi sono il classico come disegnare animali, fiori, insomma, diverse cosette, persone, eccetera, eccetera. Questo è delle edizioni primo volo. Ce ne sono di diverso tipo. Anche questo, io per esempio li sfoglio con i bambini e poi disegno con loro, perché per i bambini, anche solo per i bambini piccoli, può essere difficile anche solo capire come viene fatto questo tipo di cosa se non lo vedono, insomma. Però, per esempio, in questo caso, un supporto video, ed è il motivo per cui io poi nei miei PDF metterò anche il video, un supporto video ci può aiutare per seguire passo passo le varie fasi di un lavoro. Ho ancora qua questo, che non è propriamente un manuale d'arte, è una cosa un po' diversa, il mio primo labbook. Ce ne sono diversi. Questo, il mio primo è quello che proprio vi mostra come partire da zero, quindi i vari mini book, le cartellette, eccetera. Poi ci sono i labbook già fatti, nel senso quelli solo da costruire, ma già progettati, che ne so, sugli Egizi, quello che serve. Questo è, diciamo, quello base che serve per applicare la vostra creatività ai vostri temi. Quindi io lo trovo molto carino. In questa carrellata di libri non poteva mancare questo, che non è un manuale di disegno, il mio mandala coloring book, quindi ci sono i miei mandala qui, se lo volete acquistare trovate il link in descrizione e eccolo qua. Un libro da colorare, ma non solo, per i grandi e per i piccini, ha dei temi, quindi non è, diciamo, con delle illustrazioni a caso, ma ogni illustrazione in teoria, e qui dico soprattutto per i grandi, è una vera e propria meditazione. Per esempio, questo è il tutto, è una forma del Tao che invita a meditare sul tutto, sull'unità. Questo è il lupo. Segue la simbologia del lupo per una meditazione sulla forza e così via. Quindi, di manuali per sviluppare la creatività, imparare tecniche, provare cose nuove per quanto riguarda disegno, pittura, diciamo tutto quello che riguarda la creatività, ce ne sono tanti. A me piacciono moltissimo. Il mio consiglio è comunque o iscrivetevi a un corso. Oppure un'altra cosa molto bella, forse non facilissima da trovare, è anche il gruppo di pittura.
Se avete degli amici che dipingono, che disegnano, trovatevi, fatelo insieme. Una volta c'erano molto questi gruppi di artisti che si trovavano, c'era il caffè d'arte e si trovavano a chiacchierare, si trovavano nei vari atelier a far vedere le opere. Non so quante persone conoscete che abbiano un atelier. Io ce l'ho, questo laboratorio aperto però al pubblico, però insomma. Magari non conoscete persone che ne abbiano uno, trovatevi a casa, trovatevi una sera a settimana e chiacchierate a proposito dell'arte. Non fatevi spaventare da questa parola. A volte la parola artista spaventa un po' perché sembra di chissà che cosa dover fare, no? L'arte è un'espressione di sé, per cui se voi state guardando questo video è perché avete la passione per disegno, pittura, arte, quello che è. Fatelo, non fatevi il problema di, insomma, dire non sono capace, magari chissà cosa devo imparare a fare, chissà quale strano talento devo avere di base che mi ha dato la fatina di Cenerentola quando dovevo nascere. Non pensate a questa cosa. Questa cosa non esiste. Qualcuno sì, può avere un talento per una cosa piuttosto che l'altra, però se vi piace fatelo, divertitevi. Ormai online gli spunti sono tantissimi, gli spunti anche appunto in libreria sono tanti anche, però insomma, secondo me la condivisione dal vivo con le persone che avete intorno, che hanno la vostra stessa passione, è molto importante. Bene, anche per oggi è tutto. Io vi ricordo che sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, il laboratorio artistico, ci sono tante cose che potete guardare, tanti spunti che potete provare. Vi ricordo che ogni tecnica che io vi faccio vedere, secondo me, potete migliorarla, personalizzarla, farla vostra. Quindi io vi invito sempre a non copiarle identiche come le propongo, ma insomma, a trovare qualcosa di nuovo, qualcosa di vostro. Vi invito anche a visitare www.scuolaarte.it e fate attenzione perché stanno uscendo delle cose nuove. Ciao a tutti da Carla. Buona arte a tutti!